Allora, prima magari mi presento, sono Lorenzo Andreoli e lavoro qui al Future Education Modena come Education Data Scientist e nel mio ruolo appunto è stato quello di, in questo, ormai da 2 anni, studiare e capire come portare l'insegnamento della data science nelle scuole secondarie italiane in particolare. Abbiamo anche provato a fare dei test con le scuole medie, anche se in quel caso abbiamo visto che appunto è un livello magari un pochino è meglio insegnare altre cose rispetto alla data science, no? Per quel periodo, per quel gruppo d'età. Quindi invece quello che abbiamo visto che sta funzionando molto bene dai percorsi sperimentali che organizziamo e dalle lezioni con gli studenti è invece l'utilizzo della data science e di alcuni strumenti in particolare. Quello di oggi volevo parlare in particolare di R, che è un linguaggio di programmazione tra i più utilizzati nel mondo della data science, che è stato utilizzato nei mesi precedenti per il percorso del curriculum dell'innovazione del FEM in ambito data science. Ora vediamo se riesco. Ecco. La presentazione. Allora, il percorso era stato pensato appunto per offrire a studenti e studentesse italiane la possibilità di sviluppare competenze fondamentali nell'ambito della data e digital literacy. Oramai appunto ci sono addirittura alcuni report come il WEF, l'UNESCO, l'OCSE, che parlano appunto di come queste competenze stiano diventando delle competenze fondamentali per qualsiasi lavoro e per questo i sistemi educativi in giro per il mondo dovrebbero adeguarsi per già insegnare queste competenze nella scuola dell'obbligo. Come abbiamo fatto noi per fare questa sperimentazione? Abbiamo organizzato dei percorsi dell'incontro laboratoriale, quindi voi vedo che sono tre partecipanti anche oggi, in un ambiente digitale dedicato e in particolare quello che abbiamo cercato di fare era di testare il più possibile gli strumenti e le dinamiche per l'insegnamento della data science. Gli obiettivi di apprendimento erano i seguenti, in particolare l'obiettivo è stato quello di testare 3 strumenti in particolare, TidyBlocks, R e Tableau. TidyBlocks ne abbiamo parlato la settimana scorsa e se vi interessa sul canale YouTube del FEM potete ritrovare le registrazioni dell'incontro. Ma in particolare uno degli aspetti che ha avuto più, è stato, diciamo, quello che ho cercato di rimarcare di più, è stato l'utilizzo della statistica, non statistica dal punto di vista puramente teorico, ma statistica applicata, per veramente far capire agli studenti l'importanza della statistica, della data science nel mondo di oggi e quindi dargli anche dei casi reali su cui lavorare. La sperimentazione è stata interessante perché il percorso, come vedete, variava da un minimo di 4-5 incontri, ovviamente svoltesi in DAD con io che gestivo la docenza, aiutato dai docenti stessi e i ragazzi che seguivano e facevano gli esercizi. Questo ha permesso appunto di vedere come gli studenti si interfacciavano con l'utilizzo di TidyBlocks, R e Tableau, ma anche con le diverse materiali. Alcuni studenti hanno fatto il percorso completo, quindi di 10, anche più incontri, dove veramente sono riusciti ad andare a vedere per bene TidyBlocks, per bene R o Tableau, mentre altri hanno lavorato però un po' più sulla parte di pura programmazione, pure di utilizzo dei software, lavorando soltanto su Tableau e quindi vedendo in autonomia un po' più leggera il materiale che era stato preparato in precedenza sulla statistica e
su appunto le applicazioni della data science. E questo ora i ragazzi stanno lavorando alla sfida finale, che sarà appunto questo elaborato, dove gli sono stati proposti due tipi di dataset su cui provare a lavorare e creare degli elaborati. La cosa interessante è che appunto alcuni di loro, avendo appunto questi background, avendo seguito i corsi in maniera differente, appunto avendo fatto o 5 o 10 incontri, sarà interessante alla fine anche del percorso analizzare come e quanto questa differenza abbia impattato nella formazione di nuove competenze da parte degli studenti. Appunto, come dicevo, il percorso è stato diviso in due opzioni: un'opzione che era con R per gli studenti con interessati con qualche esperienza di programmazione, che doveva essere semplicemente programmazione con Scratch, e con dei background un po' più tecnici, scientifici, e anche in accordo con i docenti, magari con un maggiore interesse a seguire una carriera accademica o di ricerca. Mentre con Tableau è stato proposto più per gli studenti con meno esperienza di programmazione e meno interessati alla programmazione o a materie puramente scientifiche. Poi ovviamente la situazione della DAD e del Covid, alcuni docenti non sono, o a casa non sono riusciti a partecipare al tutto, quindi siamo stati flessibili, abbiamo fatto soltanto alcune lezioni con Tableau. Il percorso con R, insieme a quello di Tableau, avevano una base comune, percorso completo sempre, con Tidy Blocks, che appunto abbiamo visto la settimana scorsa, è rilevato un ottimo strumento per l'introduzione ai concetti, perché è facile da comprendere. E Tidy Blocks, per quelli che non lo conoscono, è lo Scratch per la data science, quindi programmazione a blocchi, facile da gestire, basta trascinare i blocchi nella tavola di lavoro e in automatico si vedono i risultati dei blocchi. È open source, accessibile, quindi era facile da utilizzare. R e Tableau, che invece sono, R è un linguaggio di programmazione, Tableau è un software più specifico per la data visualization, sono ovviamente degli strumenti più avanzati, e con quelli è stato interessante perché comunque ha permesso di vedere come gli studenti si approcciavano a questi strumenti. In particolare lo R, quello che andiamo a parlare oggi, è sempre stato fatto da studenti che avevano completato anche il percorso iniziale, perché appunto richiedeva una certa preparazione e un certo interesse per la materia. Alcuni studenti facevano parte degli istituti di un professionale di un tecnico a indirizzo informatico, il Corni, e devo dire sono ovviamente giocavano in casa perché erano un indirizzo informatico e ne sapevano tanto, però devo dire hanno fatto veramente degli ottimi elaborati, e ne parlavo col docente di riferimento, erano tutti molto entusiasti e ha avuto molto successo. È stato anche interessante perché R è stato proposto anche a dei gruppi nei licei scientifici di un istituto tecnico che non hanno fatto programmazione in precedenza, avevano fatto magari qualcosina, e sebbene il background meno tecnico, sono comunque riusciti a seguire tranquillamente le lezioni, e anche i loro elaborati sono stati molto utili, e sono ora quelli che vedremo fra qualche settimana, poi li pubblicheremo, secondo me saranno molto interessanti. I feedback finali degli studenti li devo ancora dobbiamo ancora mandare il sondaggio finale. Comunque, una volta collezionati i dati, se vi interessano, sono accessibili, perché ci vogliamo appunto fare una ricerca
pubblicare un paper sul tema. Quello che volevo andare a vedere oggi, che è stata una delle lezioni che ha avuto più interesse da parte degli studenti ed è stata anche una delle più utili, è stata quella con sul text analysis, in particolare utilizzando WhatsApp. Velocemente, perché abbiamo deciso di fare R? Perché è uno dei linguaggi di programmazione più facili, è un function programming language, not object oriented, anche se deriva da S, che è uno dei più vecchi linguaggi di programmazione ancora utilizzati oggi. Ha veramente molti pacchetti che possono essere utili per diversi tipi di attività, diversi tipi di ricerca, dalla manipolazione dei dati alla creazione di dashboard, all'analisi di dati ambientali, dati sociali, e la comunità dietro che mantiene il linguaggio R è molto estesa e molto attiva, ed è anche piacevole perché appunto è facile per gli studenti che hanno problemi cercare su Google le risposte, perché molto spesso tutti i problemi che i ragazzi riscontravano riuscivano a risolverli semplicemente andando su Google. In particolare R è anche un'ottica di orientamento e di preparazione all'università, perché è uno degli strumenti che viene, dei linguaggi che viene più utilizzato, soprattutto nell'ambito della ricerca e nelle diverse università. E poi ovviamente la cosa più utile è che è open source, è gratuito ed ha un ambiente di sviluppo integrato in RStudio che è molto facile ed accessibile. Ora vi farei vedere direttamente RStudio e lo script che abbiamo fatto con loro. Ci sono delle domande per il momento? Se no, preparo lo script e vi faccio vedere. Ovviamente fermatemi in ogni momento per qualsiasi dubbio. Presento. Ecco. Allora, qua. Aspettate che ho fatto. Faccio una cosa così riuscite a vedere meglio, perché mi sono dimenticato di farlo prima. Allora. Forse ora l'ho anche fatto. Ecco. Allora, questo era lo script che abbiamo utilizzato, che è in chat. Se, se vi serve potete riscriverlo, che ve lo rigiriamo subito il link. Questa era comunque la terza lezione che facevano con R, quindi gli studenti avevano già incominciato una certa dimestichezza nella conoscenza del layout di RStudio, come si utilizzava, quindi la differenza tra i vari frame, il fatto che c'è una console, invece qua c'è uno script, l'environment qui in alto, come caricare i dati e così via. Il materiale che ho preparato, che hanno utilizzato, è basato sul formato R Markdown, che è molto utile perché permette di avere, a parti testuali, delle parti che potete vedere qua, delimitate dalla virgola singola, dove è invece delle parti più di codice. E questo è stato molto utile perché permetteva di dare lo script agli studenti, e in teoria sarebbero stati in grado di semplicemente fare gli esercizi da soli in autonomia leggendo le varie richieste.
lo script che vi ho girato è lo script con le soluzioni presenti. In base anche ai diversi gruppi, alle diverse lezioni, con un gruppo abbiamo avuto 2 ore di tempo, quindi siamo riusciti a fare l'intero script, con altri non abbiamo avuto tutto il tempo e ci siamo fermati un po' prima. Però l'obiettivo era appunto quello di farle vedere la potenza della programmazione e della data science applicata appunto all'analisi dei testi. Quello che lo script che gli davamo in partenza ovviamente non era del tutto vuoto, ma gli studenti dovevano riempire semplicemente alcune parti del codice. Per esempio capire usare il mutate, il count, capire quali variabili andavano messe sulla x, quali sulla y, e i risultati sono stati sicuramente molto soddisfacenti, soprattutto perché riuscivano a capire come portare il grafico che avevano scritto il codice che avevano scritto in un determinato blocco, un determinato grafico, per utilizzarlo dopo. Ci sono ovviamente ci sono stati alcuni percorsi, diciamo, in R, che poi andiamo a discutere dopo, è stato apprezzato da magari gli studenti che avevano un pochino più di interesse sulla parte di programmazione, ha creato un po' di difficoltà a degli studenti meno interessati. Quindi in realtà dopo dovrò anche andare a fare una parte di discussione. Uno dei problemi è stato appunto questo, che R è risultato essere utile se gli studenti sono veramente motivati, non così utile per se si vuole fare un'attività per tutta la classe, perché alcuni studenti non erano in grado di seguire o si perdevano, perché comunque è un linguaggio di programmazione e non è un drag and drop dei blocchi. Comunque, la cosa che è stata interessante in particolare, io qua vi faccio vedere come funziona lo script. Bisogna prima di tutto caricare i diversi pacchetti, quindi già lì è stato utile, perché si è spiegato agli studenti la differenza tra pacchetto, tra il fatto che bisogna scaricarlo con install package, poi bisogna caricarli con i library. Hanno capito, gli ho fatto vedere, è veramente facile, come scaricare una chat da WhatsApp, quindi sono andato su impostazioni, hanno scaricato le chat della classe o della propria famiglia e così via, l'hanno caricato, sono riusciti a caricarle appunto tramite questa funzione qua, quindi hanno capito l'importanza di avere un repository dove mettere i dataset, dove mettere tutti i dati, e hanno caricato il file. Io qua ne ho caricato uno che è quello, vediamo, sì, ora ho caricato, ve lo faccio vedere qua, ora mi ha dato tutto, aspettate, forse ho sbagliato io, vediamo se l'ha caricato, sì, ecco, questo qua è in realtà una chat dei miei anni di università, e il formato è uguale per tutti, dove appunto c'è l'ora in cui è stato fatto, l'autore, il testo e poi l'ID, da dove è stato scaricato, l'ID, se erano presenti delle emoji o se non erano presenti delle emoji. Questo è stato utile perché appunto molti studenti cosa hanno fatto? Hanno scaricato i dati magari anche delle chat di scuola o del calcetto o con gli amici, e oltre all'aspetto puramente tecnico che hanno imparato la programmazione, c'è stato anche quell'aspetto di
di data ethics, possiamo chiamarlo, di privacy, perché hanno visto che tutto quello che avevano scritto nella loro storia su WhatsApp era ancora presente. E quindi ci sono stati alcuni studenti che hanno fatto delle analisi e hanno visto che c'erano dei messaggi di 5-6 anni fa ancora registrati. E questo qua è stato appunto un'ottima attività di media literacy, perché appunto non semplicemente hanno imparato a programmare, ma hanno anche capito quali possono essere i rischi di, appunto, delle tecnologie, il concetto di privacy, il fatto che sebbene fosse una chat comune, per esempio a tutta la classe, quando qualcuno aveva scaricato la chat non arrivava la notifica a tutti i membri della chat, quindi non si sa, in teoria qualcuno avrebbe potuto scaricare la chat e utilizzarla per i propri fini senza che le altre persone all'interno della chat fossero state notificate. Comunque, qua vi faccio vedere semplicemente molto velocemente come funzionava lo script. Qua gli abbiamo fatto spiegare appunto anche l'utilizzo della creazione di oggetti e di alcune funzioni particolari per rimuovere determinate parole e pulire i dataset. E la seconda cosa, che è quella che ha avuto molto successo, è stata appunto la creazione dei grafici veri e propri. Ora vediamo se fa lo zoom, dove per esempio gli studenti sono potuti andare a vedere la distribuzione dei messaggi su una asse temporale, quindi vedere quando sono stati mandati più messaggi. Poi con un gruppo abbiamo anche fatto resi grafici interattivi, quindi gli studenti potevano andare a vedere esattamente in quale giorno, sono andati a vedere cosa era successo in quel giorno, hanno visto i messaggi, hanno filtrato in base a quel giorno, e quindi da lì è stato interessante, perché sono nate delle dinamiche di interesse e di esplorazione del dataset ben oltre la consegna. E quello è stato molto utile, perché appunto ha portato i ragazzi, gli studenti, a fare un extra passaggio per imparare programmazione, e molti l'hanno fatto in autonomia e mi hanno mandato i codici dopo. Qua erano sempre degli altri tipi di grafici, dove appunto poi dopo siamo andati a fare anche un'analisi, la saltiamo perché diventa lunga, su quelle che erano state per esempio le parole più utilizzate. E poi l'ultimo, faccio vedere, che era questo qua, è stato fare una divisione delle parole più utilizzate in base alle persone, una persona quale parola utilizzava di più. Interrompo. Sì, ho visto qualcuno aveva la mano alzata. Ho sentito prima. Ditemi tutto. Non ci sono domande? Allora, riprendo un attimo io la presentazione. Ops, no? Sulla parte di R avete... è magari un po' complicata la situazione, il codice... ci vorrebbe una lezione solo per spiegarvelo, però comunque è qua in chat, se volete potete tranquillamente scaricarlo e riutilizzarlo, tanto è facile. Quello che invece è stato, diciamo, riprendo io la presentazione, una scheda, questo per esempio, come dicevo, è un grafico, un elaborato che ha fatto qualcuno del Corny, appunto analizzato la chat di classe. Poi loro hanno, essendo anche esperti di informatica, hanno anche fatto un sito dedicato utilizzando appunto lo script di R.
Però questo appunto era stato un elaborato assolutamente non presente, diciamo, non richiesto, e l'hanno rifatto loro con calma. Diciamo, quali sono state le lezioni emerse nell'utilizzo di R in questo percorso? Prima di tutto R è stato... come anche Python, che ho testato con la professoressa, con due docenti che sono qua presenti, è uno strumento, un linguaggio non ideale per tutta la classe, ma ha bisogno, è più specifico per quegli studenti che sono interessati alla programmazione. Se gli studenti sono interessati alla programmazione, si possono creare facilmente dei contenuti sia con R sia con Python specifici per le scuole secondarie. Ovviamente si può aiutare un pochino di più nel processo di scrittura del codice, di analisi, di creazione di grafici, perché ovviamente richiede tempo. Non è un percorso, la R o Python, che vanno bene per un percorso, diciamo, curricolare. Sono ottimi strumenti per quelli che potrebbe essere PCTO o PON o altri progetti, perché veramente danno la possibilità ai ragazzi di capire veramente come si fa data science, e permettergli di esplorare le loro passioni, perché come potete immaginare i dati possono essere applicati su qualsiasi argomento, appunto dall'analisi della chat di WhatsApp a biologia, chimica, a aspetti sociali, aspetti musicali. Con Tidy Blocks abbiamo usato molto Spotify, le dataset di Spotify. Però, come detto, rischia, se lo si propone all'intera classe, rischia di alienare una parte degli studenti. Quello che, diciamo, in base a questo qua, che è stato appunto un percorso sperimentale che abbiamo fatto nei mesi passati, ora stiamo lavorando al progetto futuro, e il percorso abbiamo pensato in tre fasi. Il primo la fase è quello che è il percorso senza strumenti, dove sarete voi, sarà il docente stesso che potrà fare in autonomia e nel sincrono il percorso. Come FEM e come in particolare il team di Data Science, provvederemo alla creazione di tutti i materiali, alle schede laboratoriali e a aiutare a preparare il docente in caso ci siano dei problemi o domande. Però sarà un percorso, come detto, senza strumenti, perché soprattutto stiamo parlando di un, non diciamo ipotetico, però a settembre, in un ritorno in classe senza possibili restrizioni, la possibilità di utilizzare un percorso senza strumenti, dove il docente ha ruolo di mediatore delle discussioni, può essere molto utile, perché appunto permette di concentrarsi sui temi e sugli argomenti, e non perdersi all'inizio, soprattutto quando si vogliono dare le basi, su spiegare gli strumenti, i tool, perché quello può rubare un po' di tempo. Quindi l'idea è una lezione in quattro moduli, che sono la A, B, C e D, che sono appunto l'introduzione alla data science, l'introduzione ai principi di data visualization, quindi saper riconoscere un grafico, come quale tipo di grafico, quale tipo di informazione un grafico ci dice, cos'è un grafico che ci può
un misleading graph che ci può portare a fare un errore o che può rappresentare un'informazione in maniera errata. Un'introduzione ai concetti fondamentali della statistica, semplicemente media, mediana, moda, la distribuzione. Qua poi dipende anche molto dal docente e dall'indirizzo della scuola, però semplicemente per dare una base comune. E poi una sfida teorica, l'abbiamo chiamata, perché appunto è l'idea di creare una prototipazione di un elaborato sui dati dal punto di vista teorico, perché una delle cose che è risultata più problematiche ma anche interessanti dal percorso è stata la difficoltà di alcuni studenti nella formulazione delle ipotesi. Molti studenti semplicemente prendevano le informazioni che erano presenti sulle slide, o se per esempio gli si veniva richiesto di formare delle ipotesi in un ambito data science o utilizzando i dati, loro un po' per pigrizia, un po' per semplicemente non sono abituati a farlo, riprendevano quello che c'era sulle slide, lo cambiavano leggermente e dicevano questa è la mia ipotesi. Uno degli esempi che appunto sulla prima fase è quando utilizziamo tagli blocks, che sebbene sia fosse uno strumento molto semplice, alla presentazione del dataset su Spotify una delle richieste era fate delle ipotesi basandovi sul dataset di Spotify dove c'erano il nome del cantante, l'artista, la popolarità, la frequenza, il battito per minuto, il genere musicale, la tipologia, il numero di parole, veramente c'erano 20 diverse variabili che descrivevano un determinato brano. Molti degli studenti, io come esempio davo un'ipotesi è la musica di Justin Bieber è più pop che rock. E gli studenti cosa facevano? Prendevano la stessa ipotesi e al posto di Justin Bieber mettevano un altro cantante. E pochi invece facevano il passo successivo che dicevano, per esempio, un'ipotesi può essere la musica latina o spagnola ha più successo in estate che in inverno, o questo rapper utilizza più parole di questo altro rapper. E quindi questo feedback ricevuto dagli studenti ci ha indotto a ripensare il percorso con una prima parte senza strumenti, quindi per permettere veramente la discussione e l'interazione in classe, e poi passare a un percorso, quello che sarà il percorso tool di livello 1, che sarà organizzato sia per un percorso per docenti e un altro per studenti, dove si va all'applicazione pratica dei contenuti studiati nella prima parte, in particolare utilizzando tidy blocks e o Tableau o questo nuovo software che si chiama RawGraph, che è stato sviluppato nel Polimi di Milano, dal Politecnico di Milano, ed è uscito da un beta 3 settimane fa, quindi ancora è un po' acerbo, però è molto simile a Tableau ed è open source, perché uno dei problemi che abbiamo riscontrato con Tableau, essendo un software da dover scaricare, non tutti i ragazzi riuscivano a scaricarlo, c'erano dei problemi, pesava troppo, perché comunque è un software da 1,5 GB, alcuni studenti non avevano aggiornato il sistema operativo, quindi non riuscivano a scaricare e altri problemi. Infatti, il RawGraph invece ha il vantaggio che è accessibile dal browser, quindi diventa tutto in cloud, diventa tutto accessibile da qualsiasi browser e si evita di dover far installare dei software. Cosa che viene richiesta appunto è una connessione a internet. E poi il percorso tool 2, mi è scappato un 2, che è il percorso avanzato, è l'idea di organizzare dei corsi su Python o su R o anche su Tableau, quello che vedremo dopo, per
io ho dei gruppi di studenti, non per l'intera classe, ma per i gruppi di studenti che sono interessati, perché diventa anche più facile per loro, perché essendo un gruppo di persone interessate è anche più facile collaborare tra di loro, diventa più facile per noi formatori, ma anche voi docenti, nel stimolarli a seguire le lezioni, e può essere un'ottima alternativa attività per PCTO, PN o PON o quel che sarà. Io mi fermo perché sto parlando a 40 minuti. Avete voi delle domande, dubbi, quesiti? Se no... Spero di essere stato chiaro. Se non ci sono domande, qualsiasi commento, qualsiasi cosa, sono qui. Se non ci sono domande non è un problema. Io vi terremo aggiornati sui processi futuri. Se qualcuno di voi già è interessato e sicuro di voler continuare portare appunto collaborare con noi sull'insegnamento della data science nelle scuole secondarie, l'email, la mia email ce l'avete, potete scrivere ad info. Da settembre appunto ripartiamo con la seconda edizione e mezzo del percorso, quindi sarà un percorso appunto molto più avanzato, con molto più materiale, molto più scalabile, e spero di appunto che sia di vostro interesse di ritrovarvi tutti a settembre. Se non ci sono domande, vi ringrazio della partecipazione e appunto ci sentiamo più avanti e rimanete aggiornati sulle pagine del FEM su questo progetto. Vi ringrazio. Ho visto che c'è.